Questo si tratta di una cosa personale, io voglio dire da capo in ballo, perché settimana scorsa, come sapete, siamo andati a Genova a vedere un piccolo circolo di Italia Viva, tante proposte per il logo, gli elementi d'insieme del logo, era uscito sta, fuori, sta cosa qua, che poi ci aveva aggiunto Renzi, e il gioco era finito lì, venerdì, si poteva fare una risata, Renzi dico. No. E il giorno dopo? E anzi che non ci ha detto che abbiamo lo stomaco d'amianto. Alle 10.06, lui si è svegliato alle 10. Temo di non poterlo utilizzare per una questione di diritti, ma mi inchino al genio di Macox, è un logo fenomenale il suo, ma per scoprire il vero simbolo d'Italia Viva vi aspetto qui. Oggi alle 18 ci sarà una sorpresa. Questo una settimana fa. Come dite voi qua, sei ingarellato subito. Sei ingarellato, si dice a Roma. Sì, è diventato immediatamente competitivo. Dice, prima che prende piede... Tipico di Renzi, ingarellarsi, diciamo. Prego. Quindi, effettivamente, alle 18.13... Sabato alle 18 il simbolo d'Italia Viva sarà presentato alla Leopolda, cioè, quindi domani. Ma quale simbolo? A sabato. Decidiamolo tutti insieme. Qui ci sono tre proposte. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo. Effettivamente, c'era un sito su cui votare il simbolo. Metti nome, cognome, cellulare. E scegli fra questi tre simboli che ormai conoscete tutti, o no? Sono una figata, non era meglio il mio, vabbè, per dire. Comunque, quando si parla dei simboli, dei loghi, io sono maestro, ma quando sono loghi politici, dei maestro, anzi dei maestri, ce n'è uno solo. Prego! Chiamiamo sul palco il professor Maestri qua! Gabriele Maestri, lo volo politico! E ben tornato! Ciao! Questa madre, questa la mettiamo qua! Questa di chi è? Dicono che sarebbe mia. No, reggi la gag. Quante bacchette vogliamo reggere su questo palco, maestri? Questo è un problema secondario, lo affronteremo dopo. Non faccio la cosa, penso sia più lunga. Abbiamo fatto... Vai avanti, maestri, vai. No, in realtà oggi siamo qui per dimostrare una tesi, o almeno ci Allora, aspettate, sto sembra pazzo questo. Allora, allora, tu hai una tua passione, tutta tua, cioè un tuo, tu studi... Una passione malsana per i simboli, fin da quando ero bambino e si vede il risultato. Ecco, cioè lui li conosce tutti, non è uno che abbiamo un freak che abbiamo trovato qua di fuori, no? Cioè, è un freak che però studia, in quanto c'è. Prego. Insegniamo anche all'università. Prego, prego, insegna all'università, bravissimo, dille tutte. No, okay. Detto ciò... La tesi di stasera è cercare di dimostrare che fare i simboli dei partiti, quindi fare i creativi per i partiti, è un lavoraccio che forse non vale neanche la pena fare, perché ti spernacchiano tutti e soprattutto non riesci a fare mai niente di nuovo e ti diranno qui sempre questo l'ho già visto, anche se magari qualcosa che hai imitato senza averlo mai visto è già stato fatto tutto. Il nuovo non esiste, ma non esiste, è men che meno. Se spera comunque che li paghino questi che fanno i simboli. Ecco, no, sì, okay, esatto. Quello dico, almeno quello. Questo è un problema dell'arte, comunque non c'è niente di nuovo, è tutto reinventato. Noi questa sera abbiamo una tesi da dimostrare, con Macox abbiamo preparato alcune slide. Abbiamo preparato, ho fatto bello. Abbiamo preparato, siete che insegna. Avete preparato delle slide. Esatto. Per cui il consiglio finale, la chiave di lettura è: se vi chiamo un leader politico per fare il nome o il simbolo, dite che siete impegnati, datevi malati, fate la voce del vicino. Andiamo avanti, maestri. Allora, partiamo dal nome, che una volta già il nome è un problema. Guardate là. Scorrete la banca dati dei marchi, trovate Italia Viva, di un'associazione che non è un partito, ma pur sempre associazione politica è. Italia Viva esiste. Lo sa, noterei la spiga, qualcun altro l'aveva già messa nel... Sì, sì, era una delle prime. Intanto, scusa, vi interrompo, la citazione prima di Marco era Casa Pound, riverniciata a nuovo con la spiga sovranità. E era piena di spighe. Non sono amici loro, però io ti davo di più. La spiga è spiga, poi ognuno ci fa quello che vuole. Veramente, tutto quello spazio vuoto sulla destra, chiaramente maestri lo deve riempire, quindi mi ci ha messo altre due cose. Prego. Questo secondo lui ha un riferimento, se vabbè, viva l'Italia. 2013 l'abbiamo visto sulle schede, eppure c'era già qualcosa di vivo, perché ad aprile era nato, andiamo avanti, è Viva. Tra l'altro, nato ad aprile, anche loro avevano scelto il simbolo tra tre fatto scegliere sulla rete. Capito? E anche questo. Ma chi erano? Abbiamo partecipato tutti. Chi sono questi? Chi so? Marco. La Forgia, Pastorino, una cosa da Mosca Bianca. Vabbè, amici tuoi, dai. D'accordo, quindi diciamo che il nome... Il problema di nome. Niente però, di nuovo sul nome. Il problema vero, ovviamente, è il simbolo. È il simbolo. Attenzione, questo è il simbolo uno dei tre tra i quali scegliere. La prima cosa che mi è venuta in mente guardandolo, qualcuno ha detto, sembra... un canale generalista femminile, femminista, vabbè, ma la prima cosa che mi è venuta in mente è
questo è un simbolo che è poi diventato possibile. Certo. Era una delle varianti. Nel senso del nome del partito. Esatto. Che era poi la prima Leopolda. Quindi. Che era poi, bravissimo, scusa, fai la punteggiatura di Marco. Quando Renzi e Civati era la prima Leopolda, quindi ritorno esatto. al futuro. Lo ricordi, questo ritorno al futuro. Marco, alla prima questo Leopolda. È il colore del corbezzo, lo giuro. Perfetto. È vero, del frutto. Colore Pantone Civati, se preferite. Da oggi colore si chiama Dolce Zanetta, come chi l'ha no, fatto. No, quello è Pantone Civati puro. Perfetto. E Civati, se vuoi, gliela fa vedere. Non le l'hanno scelta, è diventato Picipria. Però dovevamo, non potevamo lasciare questo spazio certo, vuoto. Ormai. Lui ci ha messo questo. Pure. Ora, il colore non c'entra puro, niente. Questo, veramente. Il nome non c'entra niente, però la parolina piccola e l'altra parola sparata a caratteri cubitali non quindi, sono proprio renziani questi, diciamo. Però il fattore posizione, diciamo. Sì, esatto. La composizione. Ma ci accontentiamo, non abbiamo troppe pretese. Questo no? Simbolo qua sembrerebbe la sintesi di due simboli più o meno di sinistra. Sì. Quindi se qualora scegliesse quello, mi sarebbe un'Italia Viva più a sinistra. Scusate, sto dicendo delle cose. No, no, hanno senso più di quelle che ha detto signora maestra. Ecco. Siamo molto fucsia, via. Vai. Va bene, andiamo avanti. Logo 2. E qua devo dire, lui ci ha avuto un colpo di genio, perché io me li ero studiati, ma sta cosa non l'avevo colta. Prego. Accendo. Molti hanno visto che questi colori sfumati sono la stessa sfumatura di Instagram. Sì, no, diciamo che chi sceglierà che questo, scienze, ma a parte che va chi sceglierà da questo, diciamo che Instagram probabilmente lo usa e lo riconosce. Da non confondere con Instagram. Bello, no, per carità, sono due cose diverse, l'abbiamo già imparato. Okay. Una cosa che ho notato. Una cosa che ho notato durante le prove con maestri, che non dice mai ho notato, dice molti hanno notato, accolla gli altri. Hai visto mai dove si è uscito? Ne approfittiamo, mi pare. E qua lui ha visto un'altra cosa di forma, no? Questa addirittura è una cosa che sicuramente chi l'ha fatto non l'aveva mai visto, era un simbolo apparso nel 96 in Emilia Romagna. Etrusco. C'entra niente, perché dai. Se non altro, puoi anche non averlo mai visto, però non ti inventi la piega, il nastro che si piega. Dai, è una N, togli questo, diventa una è una forza dura. Non te la inventi. Ci hai visto pure questo? L'Italia dei valori. Vero maestro, ci hai visto? Perché qualcuno, per l'appunto, qualcuno, ha detto, ma io l'uccello dov'è che l'ho già visto? Ah, l'Italia dei valori. Perfetto. No, scusa, se l'ello arena qua. Posso dire? Allora, qualcuno ci ha visto il vaglio. Scusate. No, qualcuno. I colori sono un po' di genere intima, però diciamo che va bene. Arriviamo. Arriva al simbolo 3. Al simbolo 3, quelli che tutti hanno detto ah, è più bruttino, non mi piace. È un pure po', il simbolo 3 è ha un dei po', dettagli. È un po' bandierato a destra, ma è il più renziano di tutti. Perché? Non dà tutto, bandierato a destra vuol dire che è allineato sì. esatto. a destra, che mi sventola in là. Più renziano di così okay. nei colori, più Aubameyang renziano di così, era abbastanza difficile. Perché anche il fonte è lo stesso, no? È un'elvetica. È un'elvetica abbastanza grossa. È un'elvetica. Ma esatto. la cosa più interessante credo che venga adesso. Attenzione. Questo è uno dei primi simboli di Forza Italia. Scoop! Il primo marchio, la musica da scoop! È il primo marchio di Forza Italia. Sì, è registrato nel 93 quando nessuno scusa, l'aveva mai visto. Scusa, a me io non riesco più a... Per loro questa è la musica da scoop. Io non riesco a... Non riesco più a seguirvi, va benissimo. Ma no, mi fa un bel immagine, so facciamo una cosa. Abituati, ma va bene. Veramente la tensione proprio che te la senti proprio addosso. E qui sembra... Sembra la musica d'ascensore, sai quella proprio... Non la fate mo', è finito. Prego. E qui sembra di ricordare quando il creatore Cesare Priori raccontò che Berlusconi disse... Sì. Ma nel 94 ci stanno i mondiali... Male che vada, venderemo le bandiere davanti agli stadi. Poteva non essere una cattiva idea. Hai capito? Vabbè. Che bandiere avete comprato nel 94? E se proprio vogliamo andare a vedere, vedete lo sbaffetto che c'è qua sotto, cosa mi ricorda? Non te lo inventi lo sbaffetto. Al massimo lo giri. E non sono renziani proprio nemmeno questi, a dire il vero, se proprio no, la vogliamo. Ma cioè, oddio, sì, più di quella, cioè quelli più di loro. Comunque, ragazzi, non stiamo a sottolineare adesso una cosa. Bella. Avrei puntato tutti i miei soldi, perché questo è un gran logo, questo qua a sinistra. Questo l'ha fatto uno, gli altri hanno fatto i canari, quelli che c'hai nello studio. Dicevo, fammi due loghi perché ne devo presentare tre. Non ce n'è uno col tricolore, ecco, questo è un merito, se non altro. Sono riuscito io avrei scommesso tutto su questo logo qua, proprio soldi, se non fosse che il giorno dopo maestri mi manda questo su WhatsApp. Attenzione. Occhio alla sfumatura, guardate la sfumatura. Leopolda 10. Sì. Domani vincerà questo. I casi sono due. Vincerà questo, avremo indovinato noi. E se non vince questo è perché Renzi, per non darci pettigna, lo cambia. Ma vince un altro. O è spoiler, o è depistaggio. Avremo solo prima che andrà con noi, si voglia la viva. Un applauso al maestro Maestri. Come mi dà? Un applauso, sì. La Catalana. Scusa.
Grazie.